Hello, hola, oi. Sì, un saluto in tre lingue perché questa mattina Cava dei Tirreni, attraverso un progetto Erasmus organizzato dall'Istituto Carducci Tresta, ha avuto la possibilità di ospitare studenti provenienti da diverse parti d'Europa. La giornata per i giovani studenti è iniziata a Piazza Abro con l'esibizione degli sbandieratori Torri Metelliane, dopodiché tutti sono saliti qui presso l'aula consiliare di Cava dei Tirreni per ricevere i saluti istituzionali da parte dell'amministrazione. Noi crediamo molto nell'idea di Europa ed è un'idea che purtroppo va avanti in maniera altalenante. Adesso noi abbiamo vissuto come Italia questa vicenda e che ancora viviamo del fenomeno dell'immigrazione che vengono dai paesi del Mediterraneo e qui l'idea d'Europa è venuta un pochino meno e va rilanciata. L'apertura all'Europa è una cosa che ci appartiene e si sta vedendo tantissimo in questo periodo con l'accoglienza che facciamo, ma qui è un'Europa in crescita perché noi ospitiamo dei ragazzini che sono alle scuole medie, che vengono qui per un progetto culturale, quindi vengono a prendere, a metabolizzare le nostre tradizioni, le portano fuori con uno spirito che è totalmente diverso, totalmente culturale, espansivo, quindi ci fa piacere. Questo del programma Erasmus è in linea con la nostra idea di scuola, perché noi vogliamo realizzare una scuola effettivamente europea e nel nostro piano dell'offerta formativa che abbiamo presentato nei tempi prescritti dal MIUR, e quindi diciamo che questa è una delle azioni in linea con questa idea di scuola europea. Hi. Ciao, da dove vieni? Norvegia. Cosa ne pensi di questa esperienza? Credo che sia davvero importante vedere altre culture. Cosa ne pensi degli studenti italiani? Sono molto simpatici. Ho davvero intenzione di cercare di capire quel che faremo qui, perché sono molto interessata al tema di questo Erasmus, i diritti umani, ed ho anche disegnato un logo per questo. Dunque, sì, sono davvero felice di essere qui. Oggi è il primo giorno, siamo arrivati ieri. Beh, visiteremo Pompei, credo, e la costiera amalfitana. Alcuni ragazzi sono stati in Spagna da noi, li abbiamo ospitati nelle nostre case ed è stata una bellissima esperienza, molto gratificante. Credo che la presentazione di tutti i paesi ed il conoscere le differenti culture sia molto importante. Siamo tutti un po' diversi. Secondo te qui oggi c'è un pezzettino di Europa? Sì, e credo che in un momento storico così importante come quello che stiamo vivendo, l'Europa dovrebbe essere più unita, soprattutto i giovani. Per noi è molto importante perché spesso il Sud Italia viene riputato una zona dove non si fa mai niente, invece per noi è importante perché così possiamo dimostrare che siamo internazionali e capaci di organizzare e di accogliere esattamente come tutti gli altri. Il diverso è la cosa più bella del mondo, perché se fossimo tutti uguali ci pensa, che incubo! Ciao, guardarete!